Carissimi telespettatori, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Vivere la Speranza. Ancora qualche giorno ed è Natale, una festa che ha perduto molto del suo incanto e della spiritualità ereditata in secoli di storia cristiana. Difatti, la nostra immersione nel villaggio globale della comunicazione ha indurito i cuori e le coscienze. Ma noi di Telebene Vivere la Speranza non ci scoraggiamo. Amiamo le sfide difficili e sappiamo che il Re dei cuori è sempre Lui, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, venuto nel mondo 2000 anni fa. Ma dove possiamo trovarlo? Nella stalla, cioè nel cuore semplice e umile di un bambino, nel senso che dobbiamo farci bambini, accogliere Dio nelle profondità del nostro essere, perché illumini le tenebre e rischiari il buio del mondo in cui viviamo. E per accedere alla luce oggi percorriamo un po' di strada con voi alla ricerca del Natale di Gesù. Da Greccio al tempo in cui viviamo, cercheremo di rileggere, più col cuore che con gli occhi, la storia dell'Emanuele, Dio con noi, che nasce tra gli uomini. In questo cammino di contemplazione del mistero del Natale ci siamo affidati a Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento. L'amore non è amato, gridava a gran voce San Francesco d'Assisi, il fondatore del presepe. Con questo viaggio virtuale noi cercheremo di fare del nostro meglio per far amare l'amore che non è amato. Ed entreremo in argomento proprio parlando del grande santo e mistico di Assisi. In tal caso approfitteremo della profonda competenza di storico del cristianesimo del nostro arcivescovo per parlare del Natale di Greccio avvenuta nel 1223. Con Monsignor Accrocca avremo modo di accennare ai grandi santi e mistici che hanno coltivato la spiritualità del Santo Natale nel corso di questi secoli, aiutandoci anche con l'ascolto di qualche lirica composta da alcuni grandi poeti del Novecento, come Umberto Saba, Salvatore Quasimodo e Giuseppe Ungaretti. Ci chiederemo inoltre se l'Italia di oggi non abbia smarrito il senso, la semplicità, l'incanto e la spiritualità di una festa che ha veicolato fino a noi il messaggio universale dell'amore, della fratellanza e della pace, trasmesso dal Vangelo. Dopo la riflessione offerta dall'arcivescovo Monsignor Felice Accrocca, il programma prosegue con lo spazio dedicato al Vangelo di domenica 23 dicembre, quarta domenica di Avvento, e infine il Terra Santa News, inviatoci dal Christian Media Center di Gerusalemme, che in questo numero, dal sapore davvero speciale, c'è un video che vi fa conoscere meglio Betlemme, la città natale di Gesù. Infine, padre Bruno Varriano, superiore e rettore della Basilica dell'Annunciazione di Nazareth, racconta il matrimonio di Maria e Giuseppe secondo la tradizione ebraica. Davvero dei servizi da non perdere. Ma partiamo subito con un momento molto atteso da tutti voi, da tutti noi di Vivere la Speranza. Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento, ci conduce nel cuore del Santo Natale, aiutandoci a riscoprire la poesia e la spiritualità dell'Emanuele, il Dio con noi, perché nasca ancora una volta nei nostri cuori. In fondo, per noi cristiani, ogni giorno è Natale. A tutti benvenuti, ben ritrovati Eccellenza, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Iniziamo la nostra riflessione sul Natale, partendo da San Francesco d'Assisi e da casa approfittiamo della sua profonda competenza di storico cristiano per chiedere di parlarci di un evento molto importante accaduto nel lontano 1223 e che ebbe come protagonista l'ideale, iniziatore della poesia e della spiritualità di questa
festa, San Francesco d'Assisi. Ma che cosa accadde in quel lontano Natale del 1223 a Greggio? Ma accadde qualcosa in parte anche diverso da ciò che comunemente si ripete al riguardo. Al riguardo si dice che Francesco è colui che ha inventato il presepe. In realtà Francesco non voleva fare un presepe quella sera, perché il testo è molto chiaro in proposito. Il geografo più antico che ne parla è Tommaso da Celano. Ora, Tommaso da Celano disse che Francesco chiese a un nobile di quella contrada che lui conosceva, un certo Giovanni. Francesco alla fine di novembre, sappiamo, probabilmente è a Roma, perché deve fare alla fine di quel mese Onorio III approvò la regola di San Francesco. Quindi di passaggio da Roma verso l'Umbria, Francesco a Natale probabilmente si ferma lì. È il Natale del 1223, come lei ha detto. Francesco disse a questo Giovanni, dice: guarda, prepara un po' l'occorrente, perché vorrei far vedere, vorrei che la gente potesse vedere con gli occhi del corpo visivamente quali furono le sofferenze che Cristo sperimentò, come nacque bisognoso di tutto ciò che è necessario a un infante. E quindi fece preparare sul luogo dove poi celebrò la messa, c'era una mangiatoia, una greppia con del fieno, fece portare il bue e l'asino e basta. Cioè non c'erano, non un presepe come noi lo pensiamo, perché un presepe senza Giuseppe, la Madonna e Gesù bambino non è un presepe. Ma lui voleva far rivedere le condizioni, chiamiamolo così, estreme di penuria, di povertà in cui Cristo è nato. Poi su quel luogo, diciamo su quella scena, lì proprio sulla greppia, sulla mangiatoia, fu un altare mobile, un piano, lì fu approntato un altare e fu celebrata la messa. Lui, che era diacono, cantò il Vangelo e poi predicò. E Tommaso dice che, ci dice anche la sintesi, predicò sul re povero e su Betlemme città piccolina. Quindi Francesco si dice il re, ma il re è un re povero, la città dove nacque è una città piccolina. Quindi lui voleva far considerare alla gente che Dio, quando è entrato nella storia degli uomini, ha scelto delle condizioni di povertà, è stato povero, e quindi voleva che gli uomini comprendessero questo e seguissero le orme del Signore. E voleva ricordare anche che quello che era accaduto a Betlemme, cioè la nascita di Gesù, si ripeteva ogni giorno nell'Eucarestia, perché nell'Eucarestia Dio si abbassa, si umilia come nella nascita. Si mette nelle nostre mani. E tutto un po' questo insieme di verità lui le tradusse in quella scena che faceva vedere un po' il Vangelo lucano, fino a un certo punto peraltro, perché nel Vangelo non si parla di bue e asino. Il bue e l'asino entrano, diciamo, a partire dal IV secolo in poi nelle rappresentazioni che diverranno poi segno anche dei due popoli. I teologi, i pensatori, i predicatori presenteranno questi due animali come simbologia degli ebrei e dei pagani. Possiamo dire che comunque che il Francesco d'Assisi ha creato l'ingannevole tradizione del Giusto. Certo, diciamo che poi questa notte ha avuto nei secoli successivi un'influenza enorme nella diffusione dell'arte del presepe. Ma quando è inciso il movimento francescano nell'irradiazione della spiritualità del Natale? Su questo è inciso molto, cioè, nel senso che certamente la devozione all'umanità di Cristo è precedente. Bernardo di Chiaravalle è il grande cantore dell'umanità di Cristo nel secolo precedente quello di Francesco, nel secolo XII. Però Francesco incentra molto sul Natale, e nel senso aveva una devozione particolare. I compagni lo ricordano e dicono: nonostante che a Pasqua Cristo avesse salvato Maria, cioè, insomma,
è la Pasqua l'evento centrale, dice Francesca aveva per il Natale una devozione più che per tutte le altre feste, nel senso che questo forse incideva anche per lui sulle vie affettive. E poi è chiaro che sull'esempio di Francesco il movimento francescano ha avuto una diffusione enorme, soprattutto in Italia, e qui ha giocato un influsso molto grande. Natale è una festa che ci racconta la poesia e i sentimenti di un Dio che è semplicità e amore, nascendo in una grotta e mostrandosi allo stupore gioioso dei pastori. Una festa che noi cristiani dovremmo amare molto di più, perché è stata non solo, diciamo, arricchita dalla spiritualità di Francesco d'Assisi, ma anche dalla musica di Sant'Alfonso Maria dei Liguori e dalla mistica di Padre Pio, che è più volte ha beneficiato delle apparizioni del Bambino Gesù. Ma quando hanno dato questi santi alla cristianità nell'indirizzare tutti noi alla contemplazione dell'evento legato al Natale di Gesù? Beh, qui è direi quasi difficile da calcolare, è quello che è stata la figura di Sant'Alfonso, il suo genio pastorale. Sant'Alfonso poi per le popolazioni del centro-sud direi che è un uomo che ha segnato la pietà. San Pio è un fenomeno più recente, ma anche lui è un francescano, e quindi si inserisce già in quel solco di una spiritualità che ha per il Natale una devozione molto forte. E lui stesso ha, poi ecco, San Pio in qualche modo si riporta al Natale di queste terre. Lui quando era bambino mangiava i dolci che si facevano qua, perché poi non dimentichiamo che il Natale ha influenzato la cultura nostra in tantissimi modi. Abbiamo detto la musica, l'arte, ma la gastronomia, i dolci di Natale, il pranzo di Natale, che è diverso qui da noi, da paese a paese. A Benevento è il cardone, ma insomma, in tanti paesi della diocesi no, non è quello, è un altro piatto. Io quando ero bambino, provengo da un'altra regione, ricordo che la notte del 24, perché allora era centrale la sera e la messa della notte, questo che va perdendo un po' in queste, no? E la cena del 24 aveva tutto un suo rituale, era vigilia, quindi voglio dire, Natale ha avuto un'influenza su tantissime. Ecco, io mi auguro che si riscopra certe tradizioni anche, no? Ad esempio fare il Natale, fare il presepe in casa con i bambini, collaborare adulti, anche anziani e bambini a realizzare il presepe. Questa sarebbe una cosa di alto valore anche pedagogico. Finora abbiamo parlato della spiritualità e della poesia del Natale. Ma oggi più che mai nelle famiglie italiane si vivono problematiche come la povertà, la malattia, le divisioni, lacerazioni. In una sua poesia il poeta Salvatore Quasimodo ha scritto: Natale, guardo il presepe scolpito dove sono i pastori appena giunti alla povera stalla di Betlemme. Anche le immagini nelle lunghe veste salutano il potente re del mondo. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure di legno. Ecco i vecchi del villaggio e la stella che risplende e l'asinello di colore azzurro. Pace nel cuore di Cristo in eterno, ma non vi è pace nel cuore dell'uomo. Anche con Cristo, e sono 20 secoli, il fratello si scaglia contro il fratello. Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino che morirà poi in croce tra due ladri? A noi che abbiamo accolto Gesù Cristo nella nostra vita spetta il compito di non replicare l'esperienza di chi neanche quest'anno si accorge del suo passaggio, di non farci sfuggire il Kairos, il momento prezioso
per lasciare un segno di questa fase nei nostri cuori. Come preparare il cuore sincero al Natale di Gesù? Ma come prepararsi? Certamente dovremmo sforzarci di vivere quell'espressione di Paolo nella lettera ai Filippesi: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Ecco, avere i sentimenti di Gesù e riconoscere Gesù quando lo incontriamo, perché il Signore lo incontriamo. Il Signore ci ha detto: avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero carcerato, siete venuti a trovarmi. Io credo che prepararci al Natale significherebbe intanto questi ultimi giorni. Oggi inizia il canto delle antifone maggiori, nei giorni che immediatamente precedono queste antifone antichissime, anche molto difficili da cantare nel gregoriano, che tutte iniziano con O, erano tutti vocativi. E credo che intanto, fermandoci un po' di più a leggere la parola di Dio, in ogni casa c'è la Bibbia, in ogni casa c'è un Vangelo, c'è in ogni casa ma non è letto in ogni casa, anche leggere un po' di più la parola del Signore, compiere un gesto di gesti di solidarietà. Sto per scrivere, credo di inviare domani alla diocesi una breve letterina, perché le faccio sempre molto brevi, altrimenti tanto non si legge, in cui chiedo alla gente di fare un piccolo gesto di solidarietà. Io a Natale, come ogni anno da quando sto qua, pranzerò a San Pasquale alla Caritas con... Però dico alla gente: c'è tante persone sole, non si tratta di persone, sempre di persone povere, che tutte persone che campano dignitosamente, però stanno sole. Magari possono essere persone anziane che hanno perso il coniuge, i figli stanno lontani, o insomma, quante persone sole ci sono. La solitudine è anch'essa una forma di povertà. Quel giorno condividere l'amicizia, non solo il cibo, perché poi invitare a pranzo una persona sola. È il Signore che ci visita in quel caso, saperlo riconoscere. Voglio dire, piccoli segni, piccole cose, da cui trarrebbe giovamento non solo in questo caso non solo la persona invitata, ma anche colui che invita. E forse noi staremmo meglio in questo, e anche la società sarebbe migliore. Ci fa pensare molto, eccellenza, la comunanza di sentimenti di alcuni poeti in riguardo al Natale. Dalla chiassosa e confusa Napoli del 1916, Ungaretti lancia il suo messaggio e dice: non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade, ho tanta stanchezza sulle spalle, lasciatemi così come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del focolare. Umberto Saba mostra le stesse emozioni e sensazioni, anche se la sua poesia è antecedente, risale forse al 1901. Nella notte di Natale, scrive, io scrivo nella mia dolce stanzetta, d'una candela al tenue chiarore ed una forza indomita d'amore muove la stanca mano che si affretta. Come debole e dolce il suono delle ore. Forse il bene invocato oggi mi aspetta, una serenità quasi perfetta calma i battiti ardenti del mio cuore. Notte fredde e stellate di Natale, sai tu dirmi la fonte onde zambilla improvvisa la mia speranza buona? E forse il sogno di Gesù che brilla nell'anima dolente e immortale del giovane che ama e che perdona. Perché, eccellenza, dunque, i grandi poeti del Novecento hanno sentito profondamente l'esigenza di vivere il Natale nell'intimità delle loro case, mentre oggi cerchiamo
di viverlo nel rumore, nel chiasso, nella confusione delle effimere luci che illuminano le strade. Ma c'è davvero un'Italia che ha smarrito il senso della semplicità, oltre che la spiritualità di una festa non difficile da interpretare, ma giunta fino a noi attraverso il messaggio universale dell'amore e della pace trasmesso dal Vangelo? Ma io ho l'impressione forse che... Forse erano altri tempi, non lo so, erano tempi... Ma io ho l'impressione che oggi molti abbiano come paura di star soli, proprio una paura, di star soli con se stessi e di riflettere. Per cui certe volte ci si stordisce, si preferisce stordirsi per non pensare. È chiaro che questo è soltanto un palliativo, è come un analgesico su un dolore che è dato da radici del corpo, che se non si agisce sulla radice non si può stare una vita a prendere antidolorifici. Perché il male comunque... Allora io credo che invece il coraggio di rientrare in noi stessi e di ritrovarci anche con altri, ma intorno alla parola del Signore, a dire e chiederci come questa parola può illuminare la mia vita e può cambiarla. Io credo che oggi come oggi abbiamo bisogno di ritrovare un contesto comunitario, perché lo stordimento delle folle poi in realtà produce una solitudine accanto all'altra. Infatti è come quando si sta, non so, a volte si può stare in certi luoghi, essere pigiati e non scambiare una parola con chi sta a fianco. Si può essere in tanti ed essere in tante solitudini, una giusta apposta all'altra. Non credo che abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di ritrovare invece dei luoghi dove guardarci in faccia e dove anche conoscerci davvero, dove collaborare, dove scambiare idee, dove crescere insieme. Ecco, in questo sento che la parola di Dio ha per noi una verità che ci farebbe bene ascoltare. Un ultimo pensiero, eccellenza, per chiudere questa nostra piacevole conversazione. Vogliamo rivolgerle agli ammalati, agli anziani, ai carcerati e alle famiglie disagiate, isolate nei loro drammi, oltre che a tutti coloro che vivono vari tipi di difficoltà. Lei, in continuità con la comunità apostolica delle origini, è il pastore, il vescovo della chiesa beneventana. Vogliamo inviare un ulteriore messaggio di speranza e di pace a tutti gli amici che ci ascoltano dal Sannio, dalla Campania e dal Basso Lazio e dal mondo attraverso il web. Sì, l'invito che vorrei è questo proprio di aprire le porte del cuore. Aprire al Signore le porte del cuore. E evitare, superare la tentazione di chiuderci in noi stessi o di evadere il confronto con Lui. Molte volte, ecco, come dicevo, l'uomo ha paura di rientrare in se stessi, di essere solo con se stesso, come se poi dubita di doversi trovare, di ritrovarsi a dover ammettere certi fallimenti. Ecco, non aver paura invece di questo, prendere consapevolezza, ma lì, come dice Sant'Agostino, dice: rientra in te stesso, torna in te stesso, perché nell'uomo interiore abita Dio. Allora, ecco, rientrare in noi stessi, aprire le porte del cuore, aprirci anche all'altro. Cresce la paura, cresce il sospetto, sembra che dobbiamo, cresce l'aggressività. Io sono molto preoccupato di certi segnali. Credo che invece dovremmo lavorare per accrescere, per aprirci gli uni agli altri, perché cresca la fiducia e la disponibilità degli uni verso gli altri. Non ci salviamo da soli. Bene. Grazie eccellenza di aver dedicato spazio e tempo al nostro programma. Grazie di cuore. Grazie. Il racconto evangelico della visita di Maria a Santa Elisabetta
di cui oggi la liturgia ci offre solo la prima parte, appartiene propriamente all'Evangelista Luca. Noi non sappiamo dove lui abbia potuto attingere questo e altri episodi dei Vangeli dell'infanzia, anche se noi personalmente, sulla linea di alcuni studiosi, pensiamo che Luca, il carissimo medico, come lo chiama Paolo, abbia raccolto tali testimonianze dalla voce stessa di Maria Santissima. L'episodio della visita di Maria, la parente Elisabetta, probabilmente una zia, visto che più avanti negli anni, ha la sua cornice geografica tra i mondi della Giudea. Anche se Luca tace sul nome della località, la tradizione cristiana la identifica con il piccolo e ameno borgo collinare di Ein Karim o Ein Karem oppure Ein Kerem, ubicato a 6 km ad ovest di Gerusalemme. Il nome Ein Hakarem, già citato nell'Antico Testamento, deriva da una sorgente perenne chiamata appunto Ein Sitti Mariam, cioè la fontana di Maria, e dai giardini e dagli orti, Karm, resi fertili dalle acque scaturiti da tale sorgente. Le scoperte archeologiche fatte dentro il villaggio e nei dintorni, 1885, 1904, 1938, 1941-42, dimostrano che la località prosperò durante il periodo erodiano e quello bizantino, fino all'inizio della dominazione araba. Gli studi sulle comunità giudeo-cristiane, approfonditi e ampliati negli anni dai padri francescani Testa e Bellarmino Bagatti, dello studio biblico francescano di Gerusalemme, hanno permesso di rintracciare la presenza di comunità giudeo-cristiane in questa verdeggiante località, così come a Gerusalemme, a Betlemme, a Nazareth, a Betania, a Cafarno. Ma veniamo al testo del Vangelo di Luca e alla relativa riflessione. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Appena entra nella casa di Zaccaria, Maria saluta Elisabetta. È a questo punto che Elisabetta prorompe in un saluto che diviene il primo atto di culto del popolo di Dio verso la madre del Cristo. «Benedetta tu tra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Sì, questo è l'elogio più bello che sia stato mai fatto a Maria Santissima, in quanto, come ha scritto Galileo Babini,
si pone l'accento sul fatto che Maria è beata non tanto perché è divenuta la madre di Dio, ma che è divenuta la madre di Dio proprio perché ha creduto nelle parole del Signore. Beata perché ha creduto, e creduto ad una verità vertiginosa. Dio infatti le proponeva un evento impossibile a concepirsi per la mente umana, tanto era mirabile e inaudito. Generare il Figlio di Dio per opera dello Spirito Santo. Le due donne si sono finalmente incontrate e ora si confidano le reciproche gioiose esperienze che aprono alla speranza di un mondo nuovo. Proprio ora che Elisabetta è già anziana ed è quindi sterile, aspetta un figlio che sarà grande nel progetto di Dio. Maria, umile ancella del Signore, attende un figlio ancora più grande, ma che già da ora ha scelto la via del nascondimento e dell'umiltà, se è vero che non nascerà nella città santa di Gerusalemme, ma nella piccola cittadina di Betlemme, conosciuta come patria di Davide e ricordata nella profezia di Michea, secondo la quale il Messia dovrà nascere in questo piccolo capoluogo di Giuda. Dio si fa piccolo e debole nell'incarnazione e per conservare il suo nome e la sua via in mezzo alle nazioni sceglie sempre ciò che è piccolo, ciò che conta di meno. Dio sceglie ciò che è piccolo e umile per disegnare grandi e sublimi progetti di salvezza per l'uomo. Noi non abbiamo capito il mirabile progetto di un Dio di amore infinito che si è rivelato nell'evento del Natale in un modo sublime, bello, amorevole, umile. Non abbiamo capito la grandezza e la bellezza, oltre che la poesia di un evento che supera e trascende la comprensione delle nostre povere menti, perché se l'avessimo capito saremmo nella condizione dei mistici e in modo particolare di Padre Pio da Pietrelcina, di Francesco d'Assisi, questi santi che di fronte alla storia del Natale, di fronte all'evento dell'irruzione di Dio nel mondo, hanno pianto lacrime di tenerezza, lacrime di amore, lacrime che hanno dilatato il loro cuore fino a mirare tutta la grandezza di un amore che solo il cristianesimo, solo la rivelazione biblica può aprire alle nostre menti e ai nostri cuori. L'insegnamento più grande è quello che ci proviene dal Dio delle galassie, il Dio degli universi, il Dio che sembra inaccessibile, ma che in realtà si rende accessibile ai nostri cuori, perché riusciamo a cogliere il sublime disegno di questo Dio, dobbiamo imparare a farci bambini, a scoprire l'umiltà, la semplicità.
il candore, l'innocenza dei bambini, perché solo così noi possiamo veramente mirare all'evento del Natale. Lasciate stare le TV, lasciate stare questi maledetti cellulari, i giornali, le televisioni, lasciate stare tutto. Raccoglietevi in voi stessi, raccoglietevi nelle vostre famiglie, guardatevi in faccia e ripetete, anche se l'avete detto tantissime volte, ripetete queste parole. Auguri, Santo Natale, ti voglio bene. Comunicare la fede è una grande responsabilità, ma anche una grazia. Annunciare il Vangelo ai fratelli e annunciare Cristo. Vi aspettiamo sulle frequenze di Telegolfo, canale 810 del digitale terrestre, ogni venerdì alle ore 19, sabato alle ore 23 e domenica alle ore 9:30. Vivere la speranza, una finestra aperta sull'infinito di Dio. Una visita di Betlemme, luogo della nascita di Gesù, fatto che ha rivoluzionato la storia dell'umanità e che ha portato la salvezza nel mondo intero. Nell'ospedale di Beit Jala a Betlemme è stato inaugurato il primo centro di diagnosi e cura del tumore al seno, Breast Unit, della Palestina. Oltre 300 pellegrini polacchi, cattolici, ortodossi e protestanti si sono messi in cammino in Terra Santa, uniti nel testimoniare Gesù Cristo. Il gruppo scout siriaco ortodosso è tra i più importanti della Palestina. Fondato nel 1958, è presente nelle celebrazioni religiose e nazionali. Il guardiano e rettore della Basilica dell'Annunciazione di Nazareth, Fra Bruno Variano, ci racconta com'è probabile che siano stati il fidanzamento e il matrimonio tra Maria e Giuseppe secondo gli usi dell'epoca. L'esperienza di andare a Betlemme è affascinante. Sì, proprio la città menzionata nella Bibbia come luogo di origine del re Davide e, ancor più importante, della nascita del principe della pace. Si trova a 10 km da Gerusalemme. Per entrare bisogna attraversare un checkpoint, dato che, fin dal 2002, un muro separa e distanzia le due città. Qui vivono circa 25.000 abitanti. Una di loro è Dima, una ragazza che va fiera di essere compaesana del bambino Gesù. Io vivo nella stessa terra dove è nato Gesù, Gesù bambino. Gesù bambino è quello che si è fatto uomo per avvicinarsi a me, peccatore, peccatrice, e per conoscerlo di più. E quindi per me questa terra è molto santa. E il fatto che io sono di Betlemme e il Signore ha scelto di vivere qua e nascere qua, no? Questo significa molto a livello spirituale e anche a livello della storia del posto. E quindi io ringrazio Dio per questo dono. I turisti e l'artigianato fanno muovere l'economia locale, con una menzione particolare per gli oggetti in madreperla e in legno di ulivo. Noi abbiamo questo negozio vicino alla mangiatoia. Nel 1927 il mio nonno ha aperto. E dopo è venuto il mio padre, Victor, seconda generazione, io col mio fratello, terza generazione. Tante famiglie lavorano a casa anche, lavorano tutto il lavoro del legno e la madreperla. E c'è tanti artisti anche che fanno il lavoro per il presepe, per rosare, per le altre cose.
I cristiani rappresentano solo il 40% della popolazione locale. I cattolici sono 5.000. Gli altri cristiani sono greci ortodossi, armeni, siriaco ortodossi, copti e luterani. La maggioranza della popolazione è musulmana e anche così, in mezzo alle moschee, prevalgono i campanili delle chiese e, ovviamente, spicca la Basilica della Natività, che custodisce la grotta in cui Maria diede alla luce il Salvatore del mondo. Dio sta per tutto il mondo, no? Ma qua è una cosa misteriosa, direi un po', che ti dà questo tocco di riflettere, di pregare, di essere più... di essere più noi stessi, no? Quindi vivere in questa terra, andare a pregare nella chiesa dell'Antività, e questo è un dono che nessuno lo può comprare con i soldi, no? Qui ogni giorno è Natale, ma è ovvio, in questo periodo dell'anno Betlemme viene addobbata in modo diverso. Le vetrine espongono in bella vista gli articoli che ci ricordano la festa che celebreremo tra pochi giorni. La più bella cosa per Natale, noi abbiamo il bambino Gesù e il presepe. Abbiamo il bambino Gesù che noi facciamo qua a Betlemme, quello fatto di ceramica, e che un artista da Betlemme che fa questo bambino. E anche noi abbiamo il presepe del legno dell'olivo, che abbiamo tanti tipi, e però un tipo c'è la differenza dell'artista come lavoro, della faccia, senza faccia, moderna, stilizzato, non stilizzato. E questo dipende dall'artista che fa questo lavoro. La verità e la bellezza sono notevoli. Sono rappresentazioni tangibili di ciò che è accaduto qui ed è celebrato in tutto il mondo. Io auguro a tutti pace e serenità dalla Terra Santa. E invito tutti a conoscere a Gesù Bambino, quello che viene non soltanto a Betlemme. Betlemme va bene, più speciale, che loro devono venire ancora qua a visitare, ma anche Gesù viene nella casa, nella tua casa in Brasile, nella sua casa a Gerusalemme. Nell'ospedale di Beit Jala a Betlemme, vicino al luogo in cui è nato il bambino Gesù, è stato inaugurato il primo centro di diagnosi e cura del tumore al seno, Breast Unit, della Palestina. Dall'apertura del centro abbiamo ricevuto più di 300 pazienti e siamo stati in grado di diagnosticare 26 casi di tumore. L'iniziativa ha come obiettivo principale quello di salvare vite, in considerazione del fatto che, secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, il tumore al seno è il primo al mondo per tasso di mortalità tra le donne. All'inaugurazione hanno partecipato le autorità che hanno contribuito allo sviluppo di questo progetto: l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, il Centro ELIS e l'Università Campus Biomedico di Roma. Importante la partecipazione del console generale d'Italia, Fabio Sokolovic, e del ministro della salute palestinese, dottor Jawad Awad. La situazione sanitaria non è meno importante di quella della sicurezza. Sono dell'avviso che nei prossimi 3 o 4 anni non sarà più necessario trasferire ogni tipologia di tumore fuori dalla Palestina. Infatti, secondo i responsabili del progetto, da qui a un anno il 40% dei casi di tumore al seno della Palestina potranno essere trattati in patria. Siamo veramente fieri dell'inaugurazione fatta oggi con tutte le eccellenze, il Ministro della Sanità, il Console Generale d'Italia, ma credo che la vera inaugurazione è data dall'afflusso delle pazienti palestinesi giorno per giorno, dalle donne che beneficeranno di questo servizio. Il reparto dell'ospedale di Beit Jala dispone ora di ecografia, mammografia in 3D e sistemi informatizzati. In Palestina viviamo in difficili condizioni e in passato era difficile per le donne a cui venivano diagnosticate delle masse proseguire nell'indagine diagnostica, perché la maggioranza di loro è povera, non ha disponibilità per pagare visite private, ecografie o biopsie.
Ma oggi, con questo reparto, possiamo aiutare le donne della Cisgiordania, che possono prendere appuntamento e fare tutto in una volta sola. Only for one time she comes, she will have all the service she needs. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uniti nel testimoniare Gesù Cristo, 308 pellegrini polacchi di diverse denominazioni cristiane della cittadina di Vucca si sono messi in cammino in Terra Santa, dove tutto parla e racconta la storia dell'alleanza tra Dio e l'umanità. Quando sono andato a Vucca, una grande diocesi polacca, ho scoperto anche che era un importante centro ecumenico per le sue tradizioni. Very important ecumenical place because of the tradition. Even today we still feel deeply rooted in. Anche oggi ci sentiamo molto legati a questa eredità e già solo due o tre mesi dopo il mio arrivo a Vucca ho incontrato i diversi vescovi delle varie chiese per discutere su come fare questo pellegrinaggio. Non se volevamo farlo, ma sul come, ed è finito così. 300 persone di 7 chiese diverse di Vucca. So it finishes now, and 300 of us from 7 different churches. Il pellegrinaggio in Terra Santa è sempre molto importante per un cristiano, perché qui veniamo per le fonti, qui rinforziamo la nostra fede. Questo pellegrinaggio che abbiamo adesso, pellegrinaggio ecumenico, è stato pensato parecchi anni. Che arcivescovo, che il suo grande desiderio era venire qui insieme, insieme vivere, insieme pregare, insieme cantare, stare insieme a tutto perché ci possiamo conoscere di più. A mio parere, quello che ha detto ieri arcivescovo, non creiamo qui l'unità, ma togliamo nemicizia. L'annuncio avvenuto più di 2000 anni fa qui continua a risuonare ogni giorno per ciascuno di noi. È un grande gruppo con appartenenti di diverse chiese, cattolici, protestanti e ortodossi. Tutti insieme abbiamo visitato il Santo Sepolcro, la Galilea e qui il Campo dei Pastori e anche la Basilica della Natività. Abbiamo pregato insieme. Tutti i giorni abbiamo un incontro ecumenico, leggiamo la Bibbia insieme. E questo è un piccolo movimento, ma un grande passo per il futuro dell'ecumenismo. Pellegrini che diventeranno testimoni con la vita e con la parola. Quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto coi nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, noi lo annunziamo anche a voi. Well, maybe the importance of the pilgrimage is always the same today and yesterday and hundreds and hundreds of years ago, because. Il pellegrinaggio è da sempre importante, oggi come ieri e come centinaia di anni fa, perché prima di tutto viene dall'esperienza della fede personale. La fede non è una teoria, un'attività sociale, non è una conoscenza, non è una scienza o un'attività politica. La fede è il personale incontro con Cristo e il pellegrinaggio, specialmente quello in Terra Santa, rende possibile il vero incontro. Makes everything possible to make that encounter true. Niech miłość zagości w nas. Lo scautismo palestinese ha una lunga storia ed è ancora oggi un movimento presente e vitale e in continua crescita nel formare nuovi cittadini. A Betlemme il gruppo scout siriaco ortodosso è uno dei più antichi. Fondato nel 1958, ha la particolarità, come tutto lo scautismo locale, per il quale la musica rappresenta un'attività importante. Siamo impegnati in attività sociali e sportive.
In Palestina siamo stati inoltre il primo gruppo a introdurre le cornamuse come strumenti musicali. All'inizio erano solo 3 o 4. In effetti, lo strumento ha una lunga storia in Medio Oriente. La cornamusa è stata introdotta e resa popolare in Palestina sotto il mandato britannico attraverso soldati scozzesi di stanza nella regione. In Palestina ogni gruppo forma una piccola fanfara che anima gli eventi religiosi e locali. Come gruppo, le nostre attività aumentano in questo periodo dell'anno in preparazione al Natale, perché partecipiamo agli ingressi ufficiali dei patriarchi nella Chiesa della Natività. Oggi questa squadriglia conta più di 150 membri appartenenti a tutte le fasce d'età. Tra i più attivi nella regione, è stata inoltre scelta nel 1995 per accogliere le diverse delegazioni in visita e ricevute dall'autorità palestinese. La sede si trova nel quartiere Hoshe Sirian, all'interno di un antico edificio risalente all'inizio del secolo scorso. Qui uomini e donne ricevono la loro formazione seguendo il fine dello scautismo, educare i giovani attraverso la promessa, la legge e i principi. Un gruppo che mostra non solo rispetto per le sue tradizioni, ma che si sente orgoglioso dei suoi successi ancora oggi. Un periodo intenso di preparazione, in attesa di sentir risuonare le cornamuse per le strade della città del Salvatore, la vigilia di Natale. Un annuncio inatteso che cambiò i programmi della giovane Maria. Era già promessa a Giuseppe quando ricevette dall'angelo la notizia che sarebbe stata la madre del Salvatore. Ma tra l'annuncio e la nascita di Gesù c'è un momento segnante nella vita di Giuseppe e Maria, la celebrazione del matrimonio. Davanti alle rovine della città di Nazareth possiamo immaginare i preparativi della famiglia per il matrimonio, secondo gli usi dell'epoca. Il guardiano e rettore della Basilica dell'Annunciazione, Fra Bruno Variano, ha scritto nel libro Maria, Madre dell'Umanità, come deve essere stato questo momento di aspettativa nella vita della coppia, basandosi sulla tradizione ebraica per scrivere l'opera. Noi sappiamo che, secondo la tradizione giudaica, durava un anno. Era un anno di noivato. Sappiamo che, secondo la tradizione ebraica, il fidanzamento durava un anno. Il promesso sposo non poteva avere contatti con la promessa sposa, poteva solo vederla da lontano, non potevano incontrarsi. E c'era la difficoltà della gravidanza di Maria. Come spiegare che dopo 3 mesi, al suo ritorno dalla casa di Santa Elisabetta ad Ein Karem, era incinta? Momenti che hanno messo alla prova Giuseppe. Ma dopo l'annuncio in sogno, l'angelo gli chiede di non avere paura e accogliere Maria come sposa. Nell'ambito del progetto di salvezza, Giuseppe rinuncia alla sua giovinezza, vivendo in castità, e collabora al progetto di Dio per gli uomini. A quel punto arriva il momento di preparare la casa e la festa. Il mese di Adar era il mese dei matrimoni, diceva un proverbio. Quando arriva Adar, Israele si riempie di gioia. Possiamo quindi immaginare la gioia di questo piccolo villaggio di Nazareth il giorno del matrimonio, quando Maria, in tutta la sua bellezza, indossando il velo, accolse il suo sposo Giuseppe e vennero ad abitare in questa casa in cui ci troviamo, qui, nella casa della Sacra Famiglia. Tutta la comunità locale partecipava alla cerimonia ebraica, ricca di simboli e riti, per rimanere impressa nella memoria di tutti. Todos vinham con os vestidos melhores e entravam na sala e diziam elogios, né? Tutti indossavano i loro abiti migliori ed entravano nella sala complimentandosi con la sposa per la sua bellezza. Citavano frasi dell'Antico Testamento. Gli anziani della città coprivano il capo con veli bianchi in segno di superiorità,
quale segno che i più anziani sono rispettati, sono ascoltati. I bambini quel giorno ricevevano dolci di miele e noci, perché era un giorno che tutti dovevano ricordare. Anche lo sposo faceva un regalo alla sposa, un regalo significativo. E tutti volevano sapere cosa fosse, quanto costasse, quanto fosse grande l'amore dello sposo per la sposa. Un presente per noi, un presente significativo. E tutti volevano sapere quanto era questo presente, qual è il valore, quanto è l'amore che lui tem. Il matrimonio di Giuseppe e Maria aveva come obiettivo il progetto di salvezza. Nelle parole del santo francescano San Bonaventura, Dio volle entrare nell'umanità attraverso mezzi comuni, ovvero con un padre e una madre. Dopo l'indimenticabile celebrazione, gli sposi andarono a casa. Nel complesso della basilica si trova la chiesa di San Giuseppe, costruita tra il 1911 e il 1914, dove si trovava la casa della Sacra Famiglia. Più in basso si trova la cripta, con ogni probabilità l'officina del padre putativo di Gesù, e in un livello ancora più inferiore le rovine di una specie di cucina o dispensa per alimenti, un ambiente avvolto nell'amore divino, espresso nell'amore umano. Come certamente molti di voi sanno, il 1 gennaio di ogni anno noi cristiani celebriamo la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, il cui dogma fu proclamato nel Concilio di Efeso l'11 ottobre del 431. Con questa verità di fede venne affermata la natura umana e divina dell'unica persona del Verbo in Gesù Cristo e quindi anche la maternità divina di Maria. La solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, è la prima festa mariana comparsa nella Chiesa occidentale. Originariamente la festa rimpiazzava l'uso pagano delle strenne, i cui riti contrastavano con la santità delle celebrazioni cristiane. Per aiutarvi a conoscere meglio questa verità di fede, proclamata dal Concilio di Efeso, ci siamo recati a Roma presso la Facoltà Teologica Marianum, dove Padre Salvatore Maria Perrella, dei Servi di Maria, docente di Teologia Dogmatica e Mariologia, ci ha rilasciato una esauriente intervista. Intanto, se volete rivedere, cari amici, il nostro programma, lo potete fare sui nostri siti Telebene, sul nostro sito, sul canale nostro YouTube Telebene. E vi ricordiamo che Vivere la Speranza è trasmesso nella Campania e nel Lazio da Telegolfo, la televisione del Golfo di Gaeta, sul canale 810 del digitale terrestre, e va in onda il venerdì alle ore 19, il sabato alle ore 23 e la domenica mattina alle ore 9:30. E ora ci congediamo da voi con l'auspicio che in tutte le famiglie sia celebrato e vissuto cristianamente il Santo Natale di Gesù. Il nostro pensiero è rivolto soprattutto alle famiglie con problemi di malattia, di difficoltà di qualsiasi genere, di divisione, di separazione. Cari amici, vi teniamo nel nostro cuore e vi affidiamo alla più tenera delle mamme, Maria Santissima. Un santo Natale a tutti. Grazie a tutti per essere stati con noi e arrivederci al prossimo incontro.